A quest'ora TV 2000 scatta l'ora solare, il mio meraviglioso pubblico, buongiorno, buongiorno, bentrovati. E come dico sempre, loro sono gli ambasciatori di tutto il pubblico che ci segue da casa. Allora, sì, va bene, sì, ci siamo, siamo tanti, siamo qui per raccontarvi una puntata un po' più speciale. Sapete, le nostre puntate speciali, noi scegliamo un tema e su quel tema andiamo a raccontare tutto. Questa è un po' più speciale delle altre perché, non ce ne vogliano i fratelli, abbiamo pensato di dedicarla alle sorelle, al concetto di sorellanza, che è così bello, che è così particolare, quel legame, quella treccia, insomma tutto quello che ci tiene unite alle nostre sorelle, ovviamente anche con le diversità caratteriali, perché lì sta il bello. Allora, siccome noi vogliamo parlarvi di bello e di buono, guardate un po' che cosa c'è da quella parte dello studio. Ci sono due capolavori. Marisa e Paola Passera, buongiorno. Buongiorno. Ciao Paola. E buongiorno. Buongiorno. Allora, queste sorelle formidabili sono le sorelle da blog, come dico io, blog nato nel 2014, cucinano in una maniera che proprio ci rimani male se non sai cucinare, perché come sanno cucinare loro non sa cucinare nessuno, e hanno editato a settembre, giusto per te? Sì, esatto. Questo libro che è bellissimo, questo libro che non solo va a Ruba, ma è andato a Ruba anche per noi per vedere fotografie. Ecco, mi metto qui a lato camera, da che parte sono? Di qua. Non soltanto la bellezza della bontà del cibo, ma la bellezza dei ricordi con le fotografie di casa. Ma noi le abbiamo tutte preparate, le fotografie, non vi preoccupate. E abbiamo anche preparato, hanno preparato, scusate, perché io qui sono qui soltanto per imparare, un piatto che si chiama... L'arte di aranciarsi. L'arte di aranciarsi. L'arte di aranciarsi, non l'ha detto così per dire, per sbagliarla un po'. Perché il libro e il vostro blog è tutto così, cioè c'è la va bene, d'accordo, si è blogger, si è voce alla radio, si è capaci di inventare, di creare, inventare, quindi siete anche campionesse di ironia. Secondo noi la cucina è gioco, quindi ci piaceva anche giocare con le parole, che è la seconda cosa, io che so usare meglio, lei pari merito, credo, attenzione alle sorelle. E nel frattempo voi state scoprendo quanta arancia campeggi oggi sul nostro tavolo, ma io devo cambiare nome, non io Paola, sì, ma in effetti devo cambiare nome ad una Paola. Lei si chiama Paola, ma si chiama Gigi. Gigi, sì. Ecco, quando abbiamo dovuto fare i titoli, le sorelle Gigi e Marisa abbiamo detto no. E insomma, Gigi perché? Perché è così. È un soprannome che mi è stato dato tantissimi anni fa, storie d'amore, insomma, è una cosa molto lunga. Cosa comunque da più o meno 20 anni buoni mi chiamo Gigi. Gigi, perfetto. Sì, Paola solo per la mamma, sì, e la chiama così. Paola, quando è arrabbiata. Perché guardate, il nome Paola, ma non ci soffermiamo su questo, andiamo a parlare della ricetta. Il nome Paola ha un problema, Paola, Patrizia, cioè quel pa iniziale. Esatto, che spinge. Che presuppongono un imperativo. Presuppone un imperativo. L'arte di aranciarsi, meravigliose sorelle, prima di spiegare e di raccontare perché voi siete così bravi in cucina, perché sapete tutelare la memoria della famiglia, perché siete così eccezionali. L'arte di aranciarsi, partiamo dalla ricetta, poi dopo facciamo l'esecuzione. E partiamo dopo l'esecuzione. Okay. Dai, la ricetta prima. È una ricetta, diciamo che è nata da una necessità, inventarsi un dolce veloce per ospiti a sorpresa a cena. E quindi ho preso delle cose che abbiamo sempre in casa, le arance, le spezie, un po' di zucchero, e adesso andiamo a creare questa arte di aranciarsi. Allora, il senso, Marisa, è anche questo. Sì. Voi raccontate in questo libro, con una storia familiare sulla quale adesso andiamo, che è bellissima, un po' è bellissima perché ce l'avete regalata come la vostra ricetta più importante. No? È vero. È anche un aprirsi al pubblico, raccontare la storia della vita della propria famiglia. Fare con quello che si ha dentro casa. È la regola base, nel senso, noi poi nella fattispecie siamo abituati a mettere a tavola 10-20 persone, sì, e tutte le persone che si aggiungono anche a casaccio, però per quanto riguarda i dolci, insomma, bisogna arrangiarsi. Da lì l'arte appunto di aranciarsi, e ha molto a che fare con il libro, il senso di
con poche cose trasformare quello che hai in bellezza. Bene, adesso che abbiamo fatto la presentazione, signori, si cucina. Vai. Okay. Andiamo. Allora, comincio, si parte subito, da che cosa? Allora, si comincia subito con il caramello. E mentre io vado ad avviare il caramello, che è l'unica cottura di questa ricetta, mia sorella si porta avanti, come le brave sorelle, fa il suo tagliando e pelando le arance a vivo. Ora arriveremo anche a capire quanto siano brave sorelle, lo sono. Allora, zucchero, acqua. Acqua, giusto per coprirlo e farlo sciogliere bene. Quando è sciolto bene, aspetta che aggiungo altro zucchero per essere sicura, si forma naturalmente il caramello. Allora, attenzione, nella prima fase si può girare. Sì, vedo solo nella prima fase. Dopodiché non lo tocchi più fino a quando è pronto, altrimenti... Ti ho macchiato tutta la manica del vestito. Ma poco male, poco male. Perché continua a passarmi davanti. Allora, dunque, ora siamo concentrati sulla ricetta, non voglio portarle fuori, però la bellezza della loro materia... cucina, che poi è ricordi, è amore, è famiglia, sta anche nel non dare, è chiaro, ci sono delle quantità, però non siete così fiscali. Grazie per averla presa larga, Paola. Hai cercato di usare una perifrasi per dire che l'ordine, il rigore, la precisione non sono una caratteristica di famiglia. Non era questa l'intenzione, ma è la verità. Però è la cosa bella, no? È la cosa bella di una ricetta. Sì. Anche, allora, diciamo che noi cuciniamo a sentimento e sentiamo tanto, e quindi in genere cuciniamo anche tanto, e anche in dosi un po' esagerate. Mentre stanno girando e tagliando le arance, io vi racconto questo particolare, insomma, la loro mamma che magari dopo un pasto, dopo un pranzo ricco e importante, dice: ma ve le faccio ancora due cotolettine? E loro scrivono: tra le due cotolettine e le 12 o 24 cotolettine non c'era poi questa grande differenza, insomma. No. È, guardate che meraviglia questa fotografia alle loro, alle loro spalle. Siete proprio belle, proprio belle, con una famiglia speciale. Sì, vogliamo dirlo mentre si fa il caramello. Il caramello tempo di adesso parlare. Dovrebbe andare di suo e procedere di vita propria. Ecco. Abbiamo una famiglia molto unita e il linguaggio che ci unisce, che ci trova sempre tutti d'accordo, è sempre il cibo. Cioè, qualsiasi lite furibonda viene suggellata la pace attraverso il cibo, cucinando insieme. Sì. Apparecchiando insieme. Cosa c'è? E mi commuove. Ma bello, guardate lì. Che meraviglia! Vogliamo dire che è il nostro papà, che adesso non c'è più, ma è molto presente all'interno del libro, perché ovviamente noi, insomma, dopo la perdita di papà abbiamo iniziato a scrivere questo libro e ovviamente tra le pagine lui è sempre presente, come puoi notare. E come potete notare, io non ce la faccio. Negli anni 80 aveva i capelli come te. E questa la diciamo per farci una risata, perché poi un papà cosa vuole? Come... vuole vedere le proprie figlie sorridere. Ah, beh, ma io sono felice, solo che ogni volta che lo vedo... ci credo, lo so. Arriva vicino. Quindi, insomma, questo libro super familiare, che comprende tutto, comprende anche il fatto che queste sorelle... che litigate anche. Tantissimo. Se no, che sorelle sareste? È molto normale. Diciamo che da piccola la Gigi, quando ancora si chiamava Paola, era il mio idolo. Nel senso, volevo assomigliarla in tutto per tutto. Poi crescendo invece io ho trovato delle differenze. Essendo io più spigolosa e lei più placida, le basta, vedi, una chitarra e due fiori in testa per essere felice. I fiori sono rimasti però, I fiori sono rimasti sempre. Allora, in qualche modo appunto ci troviamo a discutere, delle volte discutiamo mentalmente, cioè in maniera telepatica, e alla fine io posso dire a mia madre: guarda, ho litigato con la Gigi, ma non ci siamo dette niente, ma ci siamo guardate in un modo, ma ci siamo guardate gli occhi, dicevamo tutto. Capito. Allora, il caramello sto imparando non va toccato. Esatto, adesso sta quasi eruttando, quindi ho dovuto abbassare questa diavoleria della fiamma. Questa devo pensare che sia sempre Gigi, perché questa è Marisa, nella sua interpretazione. Sì, della rosa, la mamma mi vestiva rosa. Insomma, tutta elegante da rosa, però purtroppo tenevo sempre i piedi storti, lo faccio ancora adesso, e quindi sono una rosa con le scarpe ortopediche. Sono meravigliose, va bene, sono splendide, d'accordo. Allora, l'arte di aranciarsi, attenzione, noi la stiamo seguendo grazie alle nostre sorelle Passera, e tagliare le arance
sbucciarle, anzi, direi, no? Sì. Tenendo da parte tutte le bucce, poi, giusto? No, le bucce le buttiamo. Candite stanotte. No, oppure sì, le mettiamo sul calorifero che profumano l'ambiente. Che profumano l'ambiente, okay. Che meraviglia. A proposito delle dosi, Paola, giustamente potevamo fare un esempio con qualche arancia. La Gigi ha preteso 10 arance. Ecco, allora, nel mentre che loro continuano a tagliare le arance, possiamo vedere una storia di altre sorelle? Andiamo in Puglia. Ma voi rimanete qui, non vi dovete muovere. Andiamo in Puglia a seguire la storia delle sorelle che hanno deciso di fare in modo che non si disperdesse il valore del lavoro del loro papà. Rosario Sardella è stato a Monopoli. Le tre sorelle sono Marianna, Nicla e Laura, e sono immerse, o meglio abbracciate, da ulivi secolari, mentre qui stanno succedendo cose molto singolari e molto particolari. Io fingo di niente, stanno tagliando arance, si spintonano, fanno di tutto, meravigliose. Allora, sorelle per sorelle, andiamo a Monopoli, dai, via. Ma meravigliose, e questo sarà... Dico sempre questa cosa, a mio padre è successa la disgrazia più grande che poteva succedere ad un imprenditore agricolo, cioè avere tutte figlie femmine, e quindi conscio di questa disgrazia aveva abbandonato l'idea che la sua azienda potesse proseguire, e invece siamo qui e continueremo. Insieme a tutto il resto, agli ulivi, ai terreni, la masseria, abbiamo ereditato anche tutti questi oggetti che provengono dal passato. È nata l'idea di valorizzarli. Nel momento in cui abbiamo deciso di creare un nostro marchio, Sorelle Barnaba, io, Marianna e Laura abbiamo anche deciso di dare una nuova vita a questi oggetti e a questi luoghi. Creando il nostro marchio abbiamo voluto dare continuità a quello che è la nostra tradizione di famiglia, lavoro di nostro padre, ma soprattutto far sì che tutto questo non andasse perduto. Io sono la più grande delle tre sorelle, sono quella che per prima ha iniziato a collaborare con nostro padre. Noi siamo praticamente 20 ore al giorno insieme. E il fatto di essere sorelle sicuramente ci aiuta a superare varie difficoltà, perché come in tutti i lavori, come tutte le aziende, ovviamente ci sono decisioni importanti da prendere, decisioni e problemi anche seri da risolvere. Si è sorelle, si è colleghe di lavoro, ci confrontiamo quotidianamente su questioni che riguardano la famiglia e che riguardano il lavoro, quindi c'è questo mix molto importante che rafforza il rapporto giorno dopo giorno. Abbiamo anche famiglie, no? Si sono formate le nuove famiglie di noi tre, però abbiamo sempre un forte legame con la famiglia di origine, credo proprio per questo, anche perché si condivide abbiamo una cosa in comune molto importante, che è l'azienda, e anche nell'ottica dei figli, quindi secondo me ci si impegna a preservare l'armonia, perché non c'è azienda, non c'è gruppo, non c'è squadra che può lavorare bene senza armonia. Allora, grazie Rosario, perché questa è una bellissima storia, e qui siamo sul blog sorellepassera.com con Generi di conforto. Io torno a farlo vedere questo libro, perché è tanto bello, ed è un libro che queste due sorelle straordinarie, bellissime, che parlano con allegria di tutto, hanno detto è stato un libro terapeutico, perché è pieno di storie di famiglia, di ricordi di famiglia, perché i ricordi sono così, vanno fermati al momento giusto. E cosa c'è di più bello che fermarli anche intorno a un tavolo, no? Esatto. Certo. Ecco, visto che la tavola nella vostra famiglia è così importante. Sì. È sempre stata. Io dico che il cibo è il nostro abecedario delle emozioni, perché ogni valore ci è stato trasmesso attraverso il cibo. Allora, loro credono alle grandi porzioni, perché sì, sono anche alle tavole, fanno parte di una grande famiglia, e continuano a tagliare queste arance volontà. Per cui noi stiamo aspettando che qualcosa succeda, okay, perché questa è l'arte di aranciarsi. Noi, il nostro Giuseppe, okay, Bartolomei, okay, intanto guardate come sono belle in cucina, che meraviglia queste foto. E non metti l'arte di aranciarsi, no, è una ricetta, okay, semplice, okay. Adesso rimanderemo la ricetta,
Poi ovviamente potete sempre trovarla tornando sul nostro sito di TV 2000, rivedendo la puntata. Allora è sostanzialmente una montagna di arance, tagliate è bene. Alberello. Esatto. Sì. Marica, poi, allora adesso metti un po' di spezzette. Allora queste spezie, Gigi racconta quali sono. È un misto di spezie dal sapore invernale, insomma, quindi chiodi di garofano, cannella. Tutti i profumi che vi piacciono, noce moscata, ci può essere un po' di tutto. Questo l'abbiamo preso già fatto. Questa la cioccolata. Esatto. Poi facciamo dei riccioli di cioccolata da aggiungere. Poi aggiungeremo, Mari, adesso frutta secca. A piacere. Allora, secondo me la cucina è libertà, quindi si devono sentire liberi di togliere, aggiungere e fregarsene delle leggi scritte della cucina. E poi la cucina è amore, e chi può stabilire quanto basta? Esatto. Nell'amore? Cioè, non basta mai. In mio caso non basta mai. Marisa, che cara. Allora, attenzione, per Marisa il cibo è una macchina del tempo che porta dove e quando si vuole e si guida anche senza patente. Esatto. E Gigi, fantasista da divano, autrice e mamma di Nero, che ha 8 anni, ovviamente il nome Paola lo sappiamo, ed è colei che inventa, crea, immagina e alla fine, lo vedete, realizza. Quindi una volta che abbiamo fatto diventare questa montagna di arance, una montagna che comprende anche cioccolata grattugiata, frutta secca, menta per rinfrescare. Menta per rinfrescare, ci mancherebbe. Fiori che si possono... Quelli li aggiungiamo per ultimi. Quelli per ultimi, perché altrimenti caramellati risultano un po' strani. E soprattutto questo si versa... L'ho premesso che non sono un genio in cucina, ma tranquilla, non è un problema. Si passa il caramello ora. Al caramello, che è quasi pronto. Quasi. Ci siamo? Cosa facciamo? Non abbiamo un altro intervento di altre sorelle? Avremo un altro intervento di altre sorelle, ma non posso aspettare. Ok, allora versiamo il caramello. Allora, diciamo che questo caramello avrebbe dovuto stare un po' di più. Esatto, no? Però sulla fiamma, essere però più biondo. Diciamo più che biondo. Questo qua Vediamo. È un po' più color Andy Warhol, come ok, è meravigliosa. Biondo. Color Andy Warhol. Si versa sopra il caramello, ok? Ah, così che, proprio. Esatto, che dà la dolcezza a tutto questo improvvisatissimo dolce. C'è un silenzio in studio? Perché si sentono i profumi delle spezie. Mamma mia, meraviglia, sì. Ah sì, certo, il calore poi sviluppa e attiva tutti i profumi. Io sento colpi di tosse qua dietro alle mie spalle. La signora là davanti, che fa così, bene, bene. Tra poco poi mangiamo tutti, ovviamente. Sarà una festa corale, e meraviglia. Per ultimo, ciliegina sulla torta, mettiamo i fiori. Perché? I fiori edili sono un po' come mettersi l'ombretto sulle guance. Non è che diano questo sapore pazzesco, ma è così bello dire ogni tanto mangi un fiore. Che, lo sapete come comunicano tra loro queste sorelle? E chiudo con questo. Queste sorelle che abitano praticamente attaccate, vicinissime, hanno un montacarichi con il quale a casa spostano cose di cibo, va da sé, da una parte all'altra. Le trovate, Sorelle Passera, il blog, sorellepassera.com, sì, giusto? Sì, esatto. Esatto. Gigi e Marisa, grazie. Grazie. L'arte di aranciarsi. Grazie infinite, generi di conforto. Grazie. Ma non finisce qui, vi richiameremo. Vi richiameremo. Ancora un applauso. Lo merita. Grazie.